Ida Platano si è fidanzata? Ci sono alcune foto inequivocabili che hanno iniziato a fare il giro del web. Ecco cosa avrebbe fatto la dama siciliana di Uomini e Donne nel pomeriggio del 31 ottobre e chi le avrebbe fatto compagnia. Il 31 ottobre Ida Platano non ha dato il solito buongiorno ai suoi ammiratori su Instagram con il suo solito sorriso. Si è piuttosto mostrata in viaggio, la destinazione era ignota, ma nel corso della giornata sono arrivate numerose segnalazioni. Alle 4 di pomeriggio, infatti, un cavaliere di Uomini e Donne si è mostrato anche lui in viaggio. Uomini e Donne, la dama siciliana Ida Platano, si è fidanzata nonostante la presenza nel programma di Maria De Filippi? Foto Instagram. Dove stavano andando Ida Platano ed Alessandro Vicinanza? Secondo le foto condivise dall'esperta di gossip Deianira Marzano, i due protagonisti di Uomini e Donne si sarebbero incontrati ancora al di fuori del programma. Come nelle precedenti occasioni, ci sono le foto che documenterebbero il loro incontro, verranno espulsi da Maria De Filippi, Uomini e Donne, Ida Platano si è davvero fidanzata? Non è la prima volta che Alessandro Vicinanza ed Ida Platano vengono sorpresi insieme al di fuori di Uomini e Donne. Come mai nel loro caso non viene applicato il regolamento? È la stessa domanda che sembrerebbe porsi anche il giornalista Lorenzo Pugnaloni. Forse nelle prossime puntate la dama siciliana lascerà Uomini e Donne? Uomini e Donne, a sinistra, il giornalista Lorenzo Pugnaloni informa che la data delle prossime riprese è incerta. A destra, il cavaliere Alessandro Vicinanza con il cane Ugo, fonte, Instagram. Alessandro ed Ida sembrerebbero essersi incontrati prima a Salerno, la città natale del cavaliere. Successivamente, avrebbero deciso di sfruttare queste giornate di fine ottobre decisamente molto calde per fare un giro nella provincia, più precisamente ad Amalfi. I due sono stati immortalati insieme da un benzinaio e poi in una piazza affollata. Cosa sta succedendo al di fuori di Uomini e Donne? Ciò che sembra poco chiaro a questo punto sarebbe il gesto di Riccardo Guarnieri, che avrebbe pubblicato la canzone sua e di Ida mostrandosi in viaggio. Se la dama siciliana poco dopo è andata da Alessandro, tutto sembrerebbe proprio voler indicare che la parrucchiera ha dimenticato una volta per tutto il suo ex fidanzato e sta guardando oltre. In ogni caso, perché tutte queste dinamiche ormai si svolgono al di fuori di Uomini e Donne? Andrea Nicole e Ciprian Aftim furono inizialmente sgridati proprio da Maria De Filippi per essersi incontrati fuori dal programma. Cosa sta succedendo invece in questi giorni fra i protagonisti del Trono Over? Ecco alcune immagini che sembrerebbero far pensare che Ida Platano si sia fidanzata con Alessandro Vicinanza, ecco le foto condivise dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Ida Platano si è quindi fidanzata ed abbandonerà il programma di Canale 5? Fonte, Instagram. Qui sotto, invece, il particolare messaggio che Ida Platano ha trovato all'interno di Un bacio Perugina. Si tratta di un messaggio per qualcuno? You this post on Instagram a post shared by Ida Platano Gruppo. Aperto 27 ottobre 2022, @ida.platanofanpage.